Atena, la dea della saggezza, è una delle divinità più note della mitologia greca. Le origini della dea sono piuttosto insolite. Zeus aveva inghiottito sua moglie Meti mentre era incinta di Atena, a causa di una profezia che rivelava che Meti avrebbe avuto da Zeus un figlio e una figlia. La figlia sarebbe stata una divinità celebre, ma il figlio sarebbe divenuto così potente da detronizzare Zeus. Zeus cominciò a soffrire di terribili mal di testa e chiese che gli venisse aperta la testa. La dea Atena emerse da quella fessura, già adulta e completamente armata. Zeus si meravigliò della figlia che aveva concepito e Atena divenne la sua figlia preferita. Atena, sebbene timida, era una delle più belle dee dell'Olimpo, ma scelse di non cedere alle lusinghe della dea dell'amore e rimase vergine per tutta l'eternità. La dea aveva un'intelligenza inattaccabile e veniva consultata dalle altre divinità quando avevano bisogno di una soluzione ai loro problemi. Ma la sua intelligenza non era il suo unico attributo degno di venerazione. Anche il suo coraggio era incrollabile. Secondo alcuni miti, fu l'unica dea che ebbe il coraggio di stare accanto a suo padre nella lotta contro il potente mostro Tifone. Tutti gli altri dei trovarono rifugio in Egitto. Grazie alla sua mente acuta e al suo coraggio, era considerata la dea della strategia. Coloro che combattevano usando la loro intelligenza erano benedetti dalla dea, mentre quelli che si affidavano alla forza bruta e alla crudeltà erano favoriti da Ares, un'altra divinità guerriera. La dea mostrò il suo favore ai greci durante la guerra di Troia. Protesse e ispirò i guerrieri Diomede e Achille, ma era particolarmente affezionata al sagace Odisseo. Atena rimase al fianco del guerriero durante la guerra e protesse l'eroe e la sua famiglia, finché il guerriero non tornò alla sua casa di Itaca. La città di Atene fu consacrata in onore della dea, dopo una contesa con Poseidone. Per avere gli abitanti dell'Attica dalla sua parte, la dea offrì loro un ulivo, una pianta che sarebbe diventata uno dei simboli della dea. Questo episodio accrebbe la rivalità tra Atena e Poseidone. Per vendetta il dio dei mari violentò Medusa nel tempio di Atena. Era una sacerdotessa della dea e Atena non mostrò alcuna pietà per Medusa e lei divenne la creatura che conosciamo oggi. Atena è conosciuta anche come la dea delle tessitrici, un'attività molto comune tra le donne nell'antica Grecia. In un famoso mito, una mortale conosciuta come Aracne osò dire che il suo ricamo era superiore a quello della dea stessa. Atena e Aracne gareggiarono per sapere chi fosse la migliore. Secondo alcune versioni, Aracne vinse la sfida, ma per la sua audacia nello sfidare la dea, fu punita da Atena e trasformata in un ragno. La dea prese parte alle avventure di eroi famosi. Fu lei a dare a Perseo lo scudo che avrebbe usato per decapitare Medusa. Atena aiutò anche l'eroe Bellerofonte nel suo sforzo di domare il cavallo alato Pegaso e aiutò anche Ercole nelle sue famose fatiche. La dea ebbe anche un ruolo importante nell'Orestea, un'opera che copre le gesta di Oreste, figlio di Agamennone. Il giovane era inseguito dalle furie per aver ucciso sua madre. Oreste fu processato e metà dei giurati lo trovò innocente, perché sua madre era responsabile della morte del padre di Oreste. L'altra metà non considerava questo sufficiente a mitigare il crimine del giovane. Ad Atene, che presidiava al processo, spettava il voto decisivo. Ella assolse Oreste e da quel giorno il voto decisivo fu conosciuto come il voto di Minerva, dato che Minerva era il nome della dea a Roma. Il famoso Partenone si trova nell'Acropoli di Atene, uno dei luoghi turistici più visitati al mondo, un tempio enorme costruito per onorare la dea, patrona della città. Il gufo è l'animale consacrato alla dea e per questo l'uccello è un simbolo di saggezza. Il simbolo della dea si trovava anche sugli scudi dei guerrieri ateniesi. L'egida è un altro simbolo di Atena, che una volta apparteneva a Zeus e a cui era attaccata la testa di Medusa. Come figlia preferita di Zeus, molti si riferiscono a lei come una sua erede. Aveva ereditato la saggezza di sua madre e il senso della giustizia e dell'ordine da suo padre. Atena è una figura decisiva nella mitologia greca
Il coraggio e la saggezza dimostrati dalla dea hanno permesso a molti personaggi di realizzare imprese notevoli e, grazie ad Atena, i loro nomi riecheggeranno nell'eternità.